trovati e buon sabato telespettatori di RTA, appuntamento consueto con l'informazione locale. Con le restrizioni in atto, con le attività chiuse, i piccoli paesi come i nostri sono destinati al collasso totale. Dopo quasi un anno di questa situazione, il primo cittadino di Albareto, Davide Riccoboni, ha deciso di scrivere al Premier Giuseppe Conte affinché si adoperi per scongiurare la morte definitiva di molte, troppe attività piccoli presenti in realtà totalmente differenti dalle grandi città. Salta tutti i passaggi il sindaco di Albareto Davide Riccoboni e scrive una lunga lettera indirizzata direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Uno sfogo a nome di tutti i piccoli comuni italiani che hanno affrontato un anno di restrizioni per ribadire a gran voce anzitutto un confronto, ma soprattutto per chiedere di poter riaprire tutte le attività, compresi bar e ristoranti. Di seguito alcuni passaggi principali della lettera pubblicata ieri anche sui social del Comune di Albareto. Egregio Presidente, le scrivo come sindaco di un piccolo comune montano della provincia di Parma. Siamo ormai giunti quasi a un anno di emergenza dovuta a questo maledetto virus, un anno in cui i sindaci, in quanto l'istituzione più vicina ai cittadini, sono stati tra le prime file, naturalmente, dopo tutti i medici, infermieri, personale sanitario e sociosanitario, insieme a tutto il volontariato sanitario e sociale di gestione dell'emergenza, che metto comunque al primo posto. Abbiamo cercato di destreggiarsi nel groviglio di continue norme in mutamento. Continua poi il sindaco, abbiamo gestito l'ordinario dei nostri comuni, lo straordinario e le emergenze. Non le nego però che al momento mi sento sensibilmente deluso dal poco, per non dire nullo, coinvolgimento istituzionale sulla parte decisionale. C'è stata tolta qualsivoglia possibilità decisionale sui nostri territori, se non emettere ordinanze ancor più restrittive rispetto a quelle impartite da Stato e Regioni. Ora siamo giunti, come detto poc'anzi, a quasi un anno di restrizioni. Tutti ci rendiamo conto della pericolosità del virus e della situazione rischiosa in cui potrebbero cadere le strutture sanitarie. Tuttavia, non possiamo non renderci conto che la situazione economica in cui ci troviamo sta diventando drammatica. Lei sicuramente, Presidente, vede e conosce dati e situazioni che non sono pienamente consapevole, ma di mia conoscenza è la situazione del mio piccolo territorio, che seppur piccolo ha una grande dignità. Le attività del mio comune hanno rispettato tutte le disposizioni, si sono adoperati per mettere in sicurezza attraverso le normative in atto i propri locali, si sono adoperati per il rispetto delle regole, ora però sono in ginocchio. Le continue chiusure e soprattutto i continui cambiamenti di aperture e chiusure sono disastrose. Vede Presidente, io conosco il mio paese, so che questi non sono luoghi di affollamento, potrei capire al sabato e alla domenica, ma in settimana, e per di più in pieno inverno, restano aperti a stento normalmente, figuriamoci ora. Lotto ogni santo giorno per tenere vivo il mio paese, non voglio vederlo morire, non voglio vedere i miei cittadini essere costretti a tirare giù le serrande. Le chiedo la disponibilità di considerare la possibilità di apertura almeno per i giorni feriali, almeno delle attività di bar e ristoranti e attività equiparate nei piccoli comuni. E vediamo intanto com'è la situazione Covid sul territorio del distretto sanitario Valli, Taro e Ceno. C'è da dire che calano sia i numeri di contagio che delle persone in quarantena. La situazione però permane difficile. La nostra regione torna in zona arancione. Le scuole superiori rinviano la riapertura mentre le vaccinazioni proseguono. L'azienda USL ha reso noto i dati relativi alla situazione Covid sul territorio del distretto sanitario Valli, Taro e Ceno. I casi guariti nelle ultime ore sono 4, 3 le persone uscite dalla quarantena, i casi positivi in isolamento domiciliare 76, mentre i pazienti ricoverati al Maggiore di Parma sono 20, 2 si trovano ancora in terapia intensiva. Infine i contatti di casi positivi in quarantena 73. Come si evince dal report, cala il numero delle persone sia in isolamento domiciliare che quelle in quarantena. Ma l'invito è sempre quello di mantenere alta la guardia e di rispettare tutti i protocolli anticontagio.
Nel comune di Albareto a ieri solo una persona risulta positiva al Covid, mentre sono 8 le persone in quarantena, compresa quella contagiata. Nelle ultime 24 ore si è registrata una guarigione. Nessuno è ricoverato a Parma. Nel comune di Bedogna invece i casi positivi sono 2 e 3 le persone in quarantena. A Parma e provincia calano i casi, ieri 41 i positivi, di cui 26 con sintomi, 14 i ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno di giovedì, 3 infine i decessi. Intanto da oggi siamo tornati in zona arancione, ma la nostra regione vi rimarrà almeno sino al 15 gennaio. È giusto che l'Emilia-Romagna sia in zona arancione, ha affermato il presidente della nostra regione, appunto Stefano Bonaccini, sottolineando però che con i vecchi riferimenti parametrici non saremmo stati in zona arancione. Abbiamo abbassato l'indice RT da 1,5 a 1,25 e poi in un secondo momento fino a 1. Ora però i parametri sono cambiati. Per fermare il contagio è giusto che l'Emilia-Romagna sia zona arancione. Questo significa che sono ammessi gli spostamenti all'interno del comune di residenza senza motivo e senza obbligo di autocertificazione. Quest'ultima servirà solo se si esce durante il coprifuoco, che resta in vigore dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Chi lo infrange senza giustificazione rischia la multa da 400 a 1000 euro. Si può passeggiare e fare sport lontano da casa e negozi di abbigliamento, parrucchieri e centri estetici sono aperti, chiusi invece bar e ristoranti, dove però resta consentito l'asporto e la consegna a domicilio. Confermata la deroga per gli spostamenti tra piccoli comuni fino a 5.000 abitanti. Questi sono consentiti nel raggio di 30 km, ma senza poter raggiungere i capoluoghi di provincia. L'aumento dei contagi ha spinto la giunta regionale, riunitasi nel pomeriggio di ieri, a decidere il rinvio al prossimo 25 gennaio del ritorno alle lezioni in presenza al 50% nelle scuole superiori della nostra regione. Fino al 24 gennaio, quindi, rimarranno aperte in presenza materne, elementari e medie, mentre alle superiori le lezioni proseguono al 100% con la didattica a distanza. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle case protette, ovviamente compresi i pazienti e gli ospiti. A ieri le persone vaccinate in regione erano oltre 50.000, più del 64% delle dosi al momento disponibili. Voltiamo pagina. Brutto incidente stradale ieri pomeriggio a Bardi, fortunatamente per il 65enne alla guida trasportato al Santa Maria di Borgo Taro, solo lievi traumi. È uscito di strada con la Jeep terminando la sua corsa in un canale di scolo. A recuperare il 65enne finito nel canale nel pomeriggio di ieri intorno alle 16.30 ci hanno pensato i militi della Croce Blu di Bardi e i sanitari dell'auto medicalizzata di Varsi insieme ad alcuni passanti che hanno avvertito i soccorsi. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 77 in località Boccolo, poco sopra il paese di Bardi. La centrale operativa del 118 di Parma ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Borgo Taro, del soccorso alpino e dell'eliambulanza da Bologna, poiché il mezzo si trovava in una zona difficile da raggiungere a causa dell'abbondante presenza di neve. Giunto sul posto, il medico ha valutato le condizioni non gravi dell'uomo e ha annullato l'intervento dei mezzi di supporto. Il ferito cosciente è stato stabilizzato e imbarellato. L'ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso del Santa Maria di Borgo Taro con ferite non gravi. E restiamo nel comune di Bardi, dove un capriolo è stato sbranato da un branco di lupi in località Cansaldi. Il fatto spaventa i residenti poiché è avvenuto nei pressi di abitazioni, ma gli esperti rassicurano, le persone non devono temere per la loro incolumità. La carcassa dell'animale giaceva sul ciglio della strada, poco fuori dal centro abitato della frazione Cansaldi nel comune di Bardi, quando è stata avvistata dai residenti. E tanto è bastato vedere la macabra scena per accendere le preoccupazioni degli abitanti della zona. Il pensiero è corso subito ad un'altra predazione dei lupi. Un episodio che si somma ai già diversi casi verificati negli ultimi mesi. Gli esperti però rassicurano, le persone non devono temere, spiegano, per la loro incolumità. I lupi si avvicinano alle case per cacciare gli ungolati e la selvaggina che sono le loro prede, fa parte dell'etologia dell'animale. E
a Bardi la vetrina più bella è quella di Dal Pide, pizza al taglio ed asporto, che si trova in piazza Martiri d'Ungheria. Come ogni anno nel capoluogo valcenese si è tenuto questo concorso legato al Natale. Chiunque poteva liberamente votare la sua vetrina preferita a tema natalizio. I voti sono stati raccolti in un'urna collocata vicino all'albero di Natale dei bambini sotto il portico in via Pietrocella. La giuria popolare ha decretato la più bella vetrina di Natale 2020, quella appunto di Dal Pide. Al proprietario sono giunte le congratulazioni da parte dell'amministrazione comunale, che le ha estese a tutti i commercianti che con le loro vetrine hanno contribuito ad ampliare ancor di più nel paese lo spirito natalizio. E dal capoluogo della Valceno al capoluogo della Valtaro, sere fa si è riunito il Consiglio Comunale a Borgotaro. Sentiamo dalla voce del sindaco Diego Rossi quali i temi più importanti affrontati. Una seduta prettamente di argomento tecnico, l'ultima del Consiglio Comunale di Borgo Valditaro, dove è stato ratificato il rinnovo della partecipazione come azionisti alle società Montagna 2000 e Lepida, nonché altre due che però sono ormai in fase di liquidazione. Sì, è una ricognizione di fine anno che è prevista appunto dalla norma, ma è stata anche l'occasione per alcune riflessioni che il Consiglio ha ritenuto di svolgere su questo tema, su queste partecipazioni. Ovviamente delle due, una è Lepida, società strumentale in house, in cui la quasi totalità delle quote è detenuta dalla Regione Emilia-Romagna e che svolge servizi per le reti informatiche e per i servizi digitali dei comuni. Montagna 2000 invece è la partecipazione più importante per il comune di Borgo Valditaro, lo è per la sua composizione quantitativa, siamo soci di maggioranza relativa della società, che va ricordato è una società anch'essa in house, quindi una gestione dei comuni, del ciclo idrico integrato, quindi della risorsa acqua, una partecipazione che quindi oltre a vederci soci appunto di maggioranza relativa all'interno della società, ci vede anche soci convintamente impegnati nel sostenere il percorso di inversione di marcia che questa società ha realizzato anche su input e indirizzo del nostro comune insieme a quello degli altri comuni soci, di riorganizzazione, di risanamento anche dei bilanci e dei conti, cosa che abbiamo visto e che vediamo in atto, e quindi al di là del dato puramente tecnico che quindi vede la conservazione delle quote all'interno di Montagna 2000 da parte del nostro comune, noi vediamo in questa partecipazione anche uno strumento strategico che consente di, e sta consentendo in questi ultimi anni, di riprendere a fare investimenti. Se guardiamo al nostro territorio di Borgotaro, il raddoppio del depuratore, interventi importanti sulla rete fognaria, Piazza Verdi, dietro via Brigata Giulia proprio nelle ultime settimane, interventi di rifacimento, riqualificazione di alcuni serbatoi come quello di Peticcio, di tratti di reti. Certo, il lavoro è costantemente importante e dovrà continuare ad essere ulteriormente aumentata la capacità di investimento della società, ma non dimentichiamo che se la società è riuscita a realizzare l'acquisizione dell'ex ceramica di San Rocco e mettere in campo, in atto in questi mesi, la sua riqualificazione, è anche merito del fatto che le condizioni patrimoniali, di bilancio, gestionali della società consentono oggi di avere davanti un percorso decisamente diverso che io credo lasciamo naturalmente in eredità, lasceremo in eredità alle future amministrazioni anche del nostro comune, ma con la consapevolezza di lasciare appunto una partecipazione sana, risanata e soprattutto di prospettiva, con un dato anche politico che è quello di una gestione pubblica del bene pubblico per eccellenza che appunto è l'acqua. Un argomento ancora più tecnico e diciamo un po' astruso per i non addetti ai lavori, ovvero il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, un argomento sulla quale anche la minoranza si è astenuto, ma molti non hanno capito di che cosa si tratta di preciso. Ma è un adeguamento normativo legato al fatto che dal 2019 la legge nazionale trasforma
alcuni tributi locali, la tassa occupazione del suolo pubblico e la tassa per l'affissione, in un canone patrimoniale, quindi non più un tributo ma un canone in piena potestà e disponibilità dei regolamenti comunali. Il 2020 ha vissuto un anno di proroga, dal 2021 si parte, perché non ci sono state ulteriori proroghe, ma si parte, diciamo, nell'adeguamento normativo. Nella sostanza pratica, che cosa succede dal 1 gennaio 2021 per il cittadino, l'operatore commerciale? Di fatto cambia il nome, ma nella sostanza rimangono questi due tributi, queste due tasse, che rimangono anche invariate dal punto di vista della loro quantificazione, del loro valore, del loro costo, e rimane anche invariato la metodologia con cui il cittadino le può le può utilizzare nel momento in cui debba fare affissione piuttosto che occupazione del suolo pubblico. Scoppiettante avvio 2021 alla ditta Nuovo Montelli, novità clamorose come ad esempio arance di origine italiana ottime per le spremute a soli euro 0,99 al chilo, carciofi a soli 0,25 l'uno. Inoltre si informa la gentile clientela che si effettueranno consegne a domicilio. Ditta Nuovo Montelli a Borgotaro, la leggenda continua. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. La ferramenta Baudassi vi propone le sue offerte. Turbina da neve cingolata, marca Brumar, 1490 euro. Macchina da pasta Imperia, euro 59,90 centesimi. Motosega giocattolo per bambini, Husqvarna, 29,90 centesimi. Macchina da pasta con motore elettrico incorporato, Atlas, 129 euro. Kit chiavi a bussola Beta, 98 pezzi, con valigetta, 149 euro. Spremi agrumi elettrico, 13,90 centesimi. Bollitore elettrico Crea, litri 1,7, a euro 18,90 centesimi. Insomma, da Baudassi ci sono i prezzi bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Nasce il nome del negozio della nonna, Abedonia. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna inoltre è anche pasta fresca con tortellini, anolini, pansotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedonia. Eccoci alla pagina sportiva. L'assemblea del Comitato regionale Emilia-Romagna con relative elezioni è stata posticipata a domani, domenica 10 gennaio. Le società di calcio aventi diritto al voto potranno votare dunque in modalità online. Questo per tutelare la pubblica incolumità causa pandemia. Le limitazioni anticontagio imposte dal governo impattano ancora una volta anche nel calcio. Le elezioni del CRER, Comitato Regionale Emilia-Romagna, l'organo a capo della gestione di tutte le categorie di calcio in regione iscritte alla FIGC, non si svolgerà più oggi, sabato 9 gennaio, bensì domani, il tutto da remoto tramite internet. Di seguito il comunicato dell'ufficio stampa del CRER.
Analizzando la richiesta pervenuta dal Comitato regionale dell'Emilia-Romagna FIGC-LND in merito alla possibilità di svolgere l'assemblea elettiva in presenza sabato 9 gennaio 2021, l'autorità di pubblica sicurezza ha stabilito che in osservanza dell'articolo 1,1 del DL 5 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra comuni. Pertanto, l'assemblea elettiva si svolgerà da remoto domenica 10 gennaio alle ore 10.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione. Si specifica che la decisione presa non si basa né sul pericolo di assembramento all'interno della location che era stata individuata, né sul mancato rispetto delle norme di sicurezza che erano state tutte perfettamente rispettate dall'organizzazione del CRER. E proprio alla vigilia delle elezioni il presidente del Valgotra Calcio, Massimiliano Rolandi, dopo aver ascoltato le lamentele su come siano state gestite le società più decentrate, auspica che quella di domani sia un'occasione affinché anche la Valtaro possa avere voce in capitolo all'interno del comitato. Le società della Valtaro le ho sentite praticamente tutte. Sia appunto sport che in altre occasioni, che in via ufficiosa, a lamentarsi di quello che è stato la gestione delle società decentrate da parte del Comitato regionale e da parte delle delegazioni provinciali. Quindi questa penso che possa essere l'occasione per aiutare affinché la Valtaro possa avere una voce all'interno del comitato regionale e che si possa cambiare quello che in questi anni non ha funzionato, una voce che non abbiamo mai avuto. A Bologna ci sono poco meno di 20 funzionari, oltre a quelli che fanno parte del consiglio, poco meno di 20 funzionari stipendiati. Ascoltando anche le voci di altre società in giro per l'Emilia Romagna mi sono reso conto che le problematiche sono le stesse per quasi tutte le società, quindi c'è bisogno di formazione della dirigenza, assistenza alle società e questi funzionari che sono stipendiati a Bologna devono essere degli aiuti alle società e non delle figure con cui è difficile rapportarsi. Le società devono ricevere supporto tecnico e amministrativo da parte dei funzionari e dal comitato regionale. Domani, domenica 10 gennaio, avremo cielo molto nuvoloso con deboli nevicate a partire dal primo mattino sul settore appenninico che potranno estendersi anche nelle aree di pianure emiliane. Tendenza a progressivo esaurimento dei fenomeni dalla tarda mattinata tranne sui rilievi dove le precipitazioni nevose di debole entità dovrebbero proseguire per tutta la giornata. Temperature minime attorno a 0 gradi meno 1, massime tra 1 e 2 gradi. Deboli nord-occidentali. Tra poco su RTA alle 20.35, Buche TV alle 20.50, i concerti dell'estate per il ciclo Arturo Cura. Alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Domani invece alle 20.35 Mille Voci e a seguire alle 23 una nuova puntata di Rivediamoli sempre del 2000. Per oggi è tutto, grazie dell'ascolto, domani non ci siamo, l'informazione torna lunedì sempre alle 19.35 su RTA. Arrivederci e buona domenica.